Io sono nato ricco. Una volta ho preso 160 milioni con la schedina, ho comprato la prima casa. Poi 130 l'ho comprata a mia figlia Veronica. Poi 110 l'ho comprata a mio figlio Tony. Gli ultimi soldi che ho vinto, ho comprato una bella sepoltura e nessuno vuole venire. Lei è l'uomo dei numeri. Morirò il 23 giugno a 107 anni. Ma a che ora? Secondo me in mattinata, perché anche perché di pomeriggio poi mi sedia a me lavare, bagno, doccia. Mi alzo dal letto, muoio. Io sono nato ricco. Sono nato il 23 giugno del 54. Sono nato 54 kg e peso 54 kg. Tutti questi numeri lei se li va a giocare? Sì, il sabato alle 3 a Bookmakers Totogol. Questo buffone mi ha fatto imborrare con Liverpool, mi piaceva il bella percusa, 6-2. Per sta cosa inutile non ho fatto 58 gol, per esempio. Aveva indovinato il 6-2? Sì, l'avevo indovinato per sentire quel 2 novembre, sempre ritorniamo ai numeri. Vorrebbe dare dei numeri agli amici nostri? Io vado qua un 31,47 momentaneamente. Se c'è qualcuno che vince è chiaro che poi deve venire a darle. No, assolutamente, io già sono nato ricco. Anche perché io quando vado via di qua, non è che cammino a piedi come questo povero sventurato. Che lei va dall'altro lato, che macchina c'ho? Una bella Ferrari 348. Chi mai immaginerebbe che un signore che sta qui a tagliare il pesce ha una bella Ferrari? Ma lei mi trova perché è la mia passione, perché io sono nato ricco. Lei un ricco che lavora? Faccia bene col mio principale. Ma lei com'è che è ricco e c'ha un principale? Sì, no, io veramente ho avuto 7 negozi. Ma siccome non ho dato mai niente allo Stato, mai, non ho avuto licenza, per non farmi fregare un appartamento, ho dovuto chiudere. Allora qui mi dicono che erano 7 marciapiedi, sì, non 7 negozi. Sì, chioschetti, baracche, baracchelle, ma io vendevo un camion di pesce al giorno. E allo Stato lei cosa gli ha detto in questi anni? No, non gli ho dato mai niente e mi deve dare la pensione, quella della vecchiaia. Mi ha detto 7 negozi. Sono nato ricco. Lavora col 2 novembre, morirà a 107 anni. E mi deve dare la pensione e me nate da sé perché ha 107 anni, me nate le picciole. E la mia casa è Piazza Grande.